ringrazio il sindaco di Bregnano Elena Daddi, saluto le altre sindache che sono qui con noi oggi pomeriggio, Dolores per la sua presenza, tutti i cittadini e le cittadine che sono qua. Io vi ringrazio molto per l'invito, per l'attenzione e la cura con cui l'amministrazione comunale di Bregnano ha organizzato questo momento di celebrazione della festa della liberazione. Il 25 aprile è una festa bellissima, lo vediamo dalla partecipazione delle persone, dal contributo dei cittadini, della banda, non solo rappresentato dalle istituzioni, ma davvero dal sentimento di condivisione di questa festa di tutti i cittadini. Io aggiungo pochissime considerazioni alle parole molto belle che ha detto Elena, che ci ha ricordato l'importanza di affermare tutti i giorni i valori nella vita quotidiana dell'antifascismo, il rispetto per il sacrificio di quanti, come dire, donarono in condizioni difficili la loro stessa vita, mettendo a repentaglio la propria, ma quella dei propri cari, delle proprie famiglie. E questo elemento del dono è un elemento fondamentale che noi spesso diamo per scontato, non è così soprattutto quando si esercita nei momenti di maggiore difficoltà, quando scegliere costa molto, insomma, rispetto magari alle condizioni che vediamo tutti noi nella vita di tutti i giorni. Voglio dedicare solo un pensiero particolare in questo 71esimo 25 aprile che celebra la festa della liberazione italiana, perché noi celebriamo quest'anno, l'ha ricordato oggi il presidente Mattarella, in questi giorni era in Valdossola nel celebrare una pagina storica della guerra di resistenza, della liberazione, celebriamo anche l'anniversario del primo del riconoscimento del diritto di voto alle donne nel 1946. La piena cittadinanza delle donne con l'esercizio del diritto di voto, e credo che questo momento, quel cammino di affermazione che nacque dalla liberazione, poi dalla Costituzione, dalla creazione dell'Assemblea Costituente, dalla scelta libera di una democrazia opposta all'oppressione, certamente alla dittatura, e poi la nascita vera e propria dello Stato democratico, debba dire grazie naturalmente a tutti gli uomini e le donne che si sacrificarono in quella resistenza, e grazie anche alle donne che oggi idealmente credo che possano essere rappresentate anche dalla nostra ospite, che ci racconterà la sua storia e ci donerà proprio con la stessa sensibilità e la stessa passione, ci darà in dono una parte della sua arte per celebrare ancora al meglio questa festa. Viva il 25 aprile e viva la nostra arte.